La parola passa adesso a Paolo Capuzzo per l'ultima relazione, diciamo, sulla trasformazioni post-industriali e il consumo. La parola a Capuzzo, Grazie. grazie. Allora, trasformazione post-industriale e consumi, intenderei sviluppare il tema su un arco cronologico che va grosso modo dalla crisi degli anni 70, prendendo 73 come anno di avvio e poi la fine del partito. È evidente che questa periodizzazione fa sì che il tema necessariamente poi si confronti con un tema più generale della storia sul PC, che è quello del declino, cioè come appunto in quella fase quali siano i passaggi attraverso i quali da una massima espansione di consenso verso la metà degli anni 70 poi invece si avvii quando anche all'interno del partito ci si aspettavano ulteriori, diciamo così, passi in avanti, invece si avvii una spirale di declino. L'altro aspetto che fa da sfondo generale è il fatto che il declino non è semplicemente del Partito Comunista Italiano, non è un fatto elettorale legato a dinamiche interne italiane, ma è evidentemente connesso alla definitiva crisi del comunismo internazionale, quantomeno di matrice sovietica, che era appunto l'ambito dentro il quale il Partito Comunista era, italiano era nato e poi si era sviluppato. Terzo elemento, diciamo così, di contesto, per la parte appunto di avvio abbiamo due, diciamo, pilastri che reggono per alcuni anni, diciamo, la politica e il quadro ideologico proprio anche all'interno del quale si muove la politica comunista, che è quello del compromesso storico in Italia, quello dell'eurocomunismo come contesto, diciamo così, di ridefinizione della proposta politica comunista in Occidente. La crisi che si apre negli anni 70 di fatto scardina alcuni dei principi del rapporto tra società e politica, tra economia, società e politica, sui quali i partiti comunisti e il Partito Comunista era nato anche sull'onda del primo dopoguerra e poi si era, diciamo così, aveva assunto una vocazione di massa nel secondo dopoguerra. Si avviano trasformazioni della società che fanno venir meno o quantomeno ridimensionano il peso di alcuni referenti sociali che erano stati centrali proprio nella esperienza politica comunista in Italia e non solo in Italia nell'arco, diciamo così, di periodizzazione definito da un secolo breve, ecco, se vogliamo. E al contempo andrà poi differenziata l'analisi rispetto a questo tema del declino, perché mi sembra che assuma delle caratterizzazioni geografiche molto differenziate. Ciò che colpisce è il fatto che in alcune aree di forte radicamento, quelle della grande industria, appunto del nord, che tra gli anni 70 e 80 si vede ridimensionata fortemente, invece vede aprire altri ambiti, appunto, di traino dell'economia in quelle aree, l'erosione del consenso è massiccia, continua tra gli anni fine 70 e gli anni 80, mentre è molto più limitata l'erosione del consenso in alcune aree, insomma, mi riferisco alle cosiddette regioni rosse, nelle quali il tessuto sociale di supporto del partito è sempre stato storicamente più articolato, insomma, sia dalla transizione, diciamo così, da una società prevalentemente rurale, agricola a una industriale, sia poi anche nella ridefinizione dei caratteri del modello industriale che tra gli anni 70 e 80 avviene in regioni come l'Emilia-Romagna, la Toscana,
Toscana, dove il partito ha un ruolo di governo importante, non solo perché governa regioni e comuni e via dicendo, ma che è fortemente presente sul tessuto economico, insomma, con le proprie, diciamo, varie espressioni. Ecco allora che mi sembra caratterizzarsi, e questo sarà oggetto di riflessione, insomma, questa doppia velocità del declino, ammesso che poi nelle aree, appunto, forse per la Toscana un po' è vero, per l'Emilia-Romagna è molto meno vero che effettivamente ci sia un declino, che invece il partito non sia in grado in quelle aree di qualificare la sua presenza politica in un modo che gli consente di mantenere determinato consenso. Quindi le declinazioni territoriali, diciamo, di questo passaggio nella ristrutturazione proprio dei fondamenti sociali del mondo produttivo italiano saranno importanti. Da questo punto di vista, le relazioni che mi hanno preceduto, e mi riferisco soprattutto a quelle di Bruno e di Luisa, mi forniscono un quadro già molto ben definito sul quale poter innestare un discorso di questo tipo. Come poi cercare di dare concretezza, no, a scenari così ampi e che poi però devono tradursi, appunto stiamo lavorando appunto ad un volume che poi dei capitoli con determinate dimensioni e quindi come dare concretezza. Ecco, io ho pensato di affrontare questo tema generale verificandolo, diciamo così, in tre ambiti specifici. Uno è quello della crisi degli anni 70, di come venga analizzata e discussa all'interno del partito, come da ciò poi emerga una proposta politica che è quella dell'austerità, che viene di Berlinguer, che viene appunto poi espressa in alcuni discorsi che hanno grande risonanza nel 77, già iniziato insomma in alcune sedi di partito nel 76, ma che in realtà sta in grande continuità con quella che è l'analisi della crisi del 73 che il partito mette in campo fin da subito. Insomma, si tratta, diciamo così, di una efficacia dal punto di vista della comunicazione politica, ma non mi sembra che rappresenti una discontinuità in termini di analisi. Il secondo tema è quello del confronto del partito con nuove figure del mondo del lavoro. È stato già ricordato, no? E anche poi è stato ricordato da studi recenti, il precariato non nasce negli anni Ottanta, una storia precedente, insomma, è una rappresentazione un po' stereotipa quella che vede succedersi due modelli, appunto, uno basato sul lavoro stabile e l'altro su quello precario. Però è indubbio che soprattutto negli anni Ottanta, nel momento in cui si aprono nuovi ambiti di attività economica, le forme del lavoro sono molto diverse e il partito è particolarmente radicato nelle fabbriche e negli insediamenti operai della precedente, diciamo così, soprattutto generazione industriale, e laddove si innestano, insomma, nelle aree del miracolo processi di deindustrializzazione, poi di rilancio del mondo del lavoro in altri ambiti, come si pone il partito, come operano al di fuori, dico, delle regioni rosse, perché lì sembra esserci effettivamente uno dei punti critici suo tentativo di mantenere un consenso, un legame con il mondo del lavoro. E il terzo punto invece ha a che fare più con le culture del consumo degli anni Ottanta. Il Partito Comunista aveva elaborato una sua linea già negli anni del boom di scetticismo barra, diciamo così, anche sospetto nei confronti di quelle tendenze del consumo del miracolo economico. Vedremo come appunto poi questo si approfondisca negli anni 70 e negli anni 80 cercare di capire se
e quando cambia qualcosa e in quali ambienti del partito, no? Veniva richiamato anche l'ARCI già da Colucci, anche dentro a questi temi ovviamente una presenza importante. Mi sembra che negli anni Ottanta si vada un po' più, si vanno pluralizzando le voci all'interno del partito, non mutando sostanzialmente tuttavia la linea generale. Faccio riferimento adesso soltanto al primo dei tre punti che ho, non per ragioni di tempo, perché gli altri due non li ho ancora elaborati compiutamente. Allora, gli anni 70, nella crisi del 73, si vede immediatamente una, diciamo, il modo in cui ci si avvicina, si cerca di interpretarla, sembra dare conferma di una diagnosi che si era elaborata in precedenza, cioè quel modello di sviluppo è contraddittorio, quei appunto consumi, quello sviluppo basato sullo spreco, sulla febbre consumistica e via dicendo, l'avevamo già evidenziato anche nel momento dei suoi maggiori fasti, che non era appunto sostenibile. Adesso i nodi vengono al pettine e occorre quindi che ci sia una discontinuità rispetto a quel modello appunto di sviluppo. Un aspetto che qualifica la riflessione dei comunisti anche rispetto ad altre forze politiche e che ho ritrovato appunto ai livelli più, diciamo così, anche di base, di comunicazione del partito, così come a livello di analisi da parte di intellettuali e classi dirigenti, è questo, sempre questa chiara, connessione tra la situazione italiana che si è venuta determinando e il fatto che si tratta di una crisi internazionale che manifesta quelle che sono le conseguenze del processo di decolonizzazione. Questo elemento della connessione fra la crisi italiana e una crisi globale è sempre al centro dell'analisi del partito. C'è una volontà di riscatto da parte dei paesi che si sono resi indipendenti e che non accettano forme neocoloniali, appunto, di sfruttamento economico. La proposta del Partito Comunista deve guardare la situazione italiana come uscire dalla crisi, ma deve farlo all'interno di questo quadro, no? Si vede questa forte persistenza appunto di un orizzonte internazionalista sia come orizzonte di analisi, ma poi come orizzonte politico, appunto, di volersi appunto collocare all'interno di un processo di emancipazione che non è appunto e non può essere limitato ad un paese, perché ha l'ambizione di essere appunto internazionale. Non è pensabile quindi l'emancipazione delle classi lavoratrici italiane se queste non si lega a un progetto di maggiore giustizia a favore dei lavoratori di tutto il mondo. E sul piano delle politiche energetiche, le proposte che, perché è il problema più immediato nel 73, si vede come appunto l'orientamento sia proprio quello di farle passare all'interno di una concezione anche diversa delle relazioni internazionali e dei rapporti geopolitici. Si insiste sul fatto che occorre bypassare le grandi multinazionali americane e costruire il rapporto diretto appunto con i produttori, che occorre guardare al gas dell'Unione Sovietica come fonte alternativa, insomma, che va opposta allo strapotere dei petroliferi, occorre rilanciare le centrali nucleari e via dicendo. Questo quindi proprio per cercare di sviluppare una politica che sia coerente con quel ripensamento appunto delle relazioni internazionali che vanno fatte. Ecco, se su questi piani abbiamo una elaborazione, diciamo, molto alta e molto complessa, che tiene conto appunto dei vari fattori che intervengono in quella crisi. Sul piano poi della proposta concreta, soprattutto per quel che riguarda la critica del modello basato sui consumi di massa, il partito non mi sembra modificare sostanzialmente quella visione oppositiva tra i bisogni, diciamo così, necessari e superflui, no? Che era stata già oggetto di discussione negli anni del boom economico e che è al centro poi dei discorsi di Berlinguer sull'austerità del 77. Cioè il discorso rimane sempre in termini piuttosto vaghi, piuttosto generali, cioè che cosa poi significa
concretamente praticare una linea dell'austerità? Che cosa comporta come cambiamenti nella quotidianità, appunto, della vita degli italiani? Se non appunto questa distinzione tra consumi superflui, consumi necessari, l'eliminazione degli sprechi e via dicendo, ma che poi si fa fatica concretamente a capire che cosa rappresenti. Quei discorsi, tuttavia, rappresentano dal punto di vista proprio della idea di sviluppo e di futuro dell'economia, dei discorsi che danno una centratura quantomeno dal punto di vista, di nuovo, direi ideologico più che politico, a quelli che sono poi i due elementi che ricordavo prima di contesto politico generale, quello dell'eurocomunismo e quindi di individuare una politica che non sia più quella sovietica, che non sia più quel modello, ma che non sia neanche quella socialdemocratica. Su questo Berlinguer, appunto, è abbastanza preciso in quegli anni. L'idea è quella di continuare a pensare una transizione al socialismo e di pensarla appunto all'interno di questo quadro di crisi e al modo in cui si può uscire. Su questo si apre un dibattito sui discorsi, su quei discorsi. Non sto qua a ripercorrere anche il dibattito storiografico che già c'è anche matrici culturali di questa posizione di Berlinguer, appunto, c'è chi dice, diciamo così, indice di questo legame appunto col mondo cattolico, rivista trimestrale, vi dicendo, altri dicono no, in realtà è una matrice più azionista, di fatto l'Amalfa è uno dei pochi che sostiene appunto questa linea, ma all'interno di quel campo anche abbiamo voci critiche. Un articolo che mi ha molto colpito è quello di Claudio Napoleoni, che è molto critico nei confronti di questa linea, un po' perché l'austerità in tempi di crisi, dice Napoleoni, e questo diciamo così forse è l'aspetto anche meno rilevante, bisogna capire che cosa comporta perché può avere effetti depressivi, cioè può avere in realtà un effetto di aggravamento della crisi piuttosto invece che di uscita dalla stessa. Ma soprattutto Napoleoni mette sottolinea appunto che è una proposta, quella di Berlinguer, abbastanza singolare dentro un campo marxista, perché mette i consumi, sebbene nella forma diciamo negativa dell'austerità e della sobrietà, al centro della proposta politica, no? Mettendo da parte il lavoro, diciamo, mettendo in subordine quasi il lavoro, quasi che il rilancio appunto debba partire da una riflessione che ha a che fare col consumo. E appunto dal discorso che svolge Napoleoni si capisce come chiaramente il consumo sia comunque all'interno di quel mondo politico considerato come un elemento passivo, no? Non come cominciano anche a riflettere in quegli anni nei dibattiti sul marketing, sui consumi, sulla sociologia dei consumi, come un agire dotato di senso, come un'attività, diciamo, anche da parte del Scusami, ti devo consumatore. sollecitare purtroppo. In 2 minuti ci sono. Ma come appunto un elemento che non produce, diciamo così, un'azione sociale, ma è semplicemente il momento terminale, diciamo così, di un ciclo economico che ha il suo centro nell'elemento produttivo. Chiudo immediatamente richiamando appunto gli altri punti che dicevo all'inizio, e cioè accanto appunto a questa analisi degli anni 70 e quello che apre in termini poi anche di riflessione su questa transizione nelle forme produttive, occorrerà quindi guardare, come vi dicevo prima, queste anche nuove figure del lavoro nell'ambito dei media, della comunicazione, delle nuove tecnologie che sono poi di grande espansione economica degli anni 80 e che fanno emergere figure del lavoro che non sono nel tradizionale così bagaglio, diciamo, di intervento sociale e di azione politica del partito. Dicevo appunto cultura del consumo negli anni 80, alcune aperture
e rispetto a quell'approccio che vi ho appena descritto, e capire però poi quanto queste aperture sul piano della riflessione intellettuale abbiano poi una ricaduta anche sul piano politico. E infine la questione geografica, alla quale attribuisco particolare importanza perché credo che possa essere una chiave di lettura utile proprio nell'analisi del tema del declino e di come anche questo discorso sulla transizione a una società post-industriale può essere appunto terreno di verifica. Grazie.